Buonasera dallo stadio Ferraris di Genova, che stasera ospita la partita valida per il girone di qualificazione di Coppa Campioni alla finalissima di Londra. Sono di fronte la Sampdoria e l'Anderlecht. Vedete la formazione della Sampdoria, che è quella annunciata alla vigilia. Manca Vjerkovud, che è squalificato. Giocano dunque Pagliuca, Manini e Catanez, Pari, Dario Bonetti e Lanna, Lombardo, Sereso, Vialli, Mancini e Ivano Bonetti. Anche l'Anderlecht denuncia un'assenza per squalifica, è quella della punta Bosman, e De Moos, l'allenatore, manda in campo Maes, Crasson e Kuiman, Ruites, De Wolf e Valen, Versavello, Oliveira, De Graise, Nilis e Boffen. La direzione dell'incontro è affidata all'arbitro danese Mikkelsen, che è stato giudicato dai competenti organi dell'UEFA il miglior fischietto continentale nella scorsa stagione. Accanto a me Aldo Agroppi. È una partita questa, Aldo, che nessuna delle due squadre può pareggiare, perché la situazione di classifica, che vede la Stella Rossa al comando con 4 punti davanti appunto a Sampdoria e Anderlecht a quota 3, impone sia agli italiani sia ai belgi di tentare di vincere questo match. Sì, c'è l'atmosfera della gara decisiva per entrambe le squadre. D'altra parte la Sampdoria ha dilapidato in Belgio un grande patrimonio, si è data un po' la zappa sui piedi, però credo che abbia tutte le carte in regola stasera per battere questa formazione. Già in Belgio aveva dimostrato di essere superiore, poi c'è stato nel reparto difensivo qualche errore, ma credo che sui valori tecnici non ci possano essere dubbi. In effetti la partita disputata a Bruxelles ha visto una Sampdoria un po' spricona, due volte in vantaggio, si è fatta raggiungere due volte e poi addirittura superare nel finale. Questa sera dunque l'imperativo categorico per i blu cerchiati è di cercare la vittoria, e c'è subito un'azione incisiva da parte della Samp. Con un attimo di ritardo il guardaline segnala la posizione irregolare di Mancini, che aveva toccato in profondità per Bonetti. La partita viene irradiata in diretta anche a Genova e zone collegate. La signorilità del presidente Mantovani ha fatto sì che all'ultimo momento il presidente stesso consentisse la diffusione della gara anche a Genova. D'altronde il Luigi Ferraris presenta il solito magnifico colpo d'occhio. Mentre osserviamo l'Anderlecht in avanti con Nilis, attenzione, c'è questo suggerimento pericoloso verso Crasson, che manca l'aggancio, fa in tempo tuttavia a dare all'indietro a Valen, il quale converge. Ancora l'Anderlecht con Boffen in zona d'attacco, sfugge la palla a Sereso, la riconquista Lombardo, quindi è Vialli retrocesso a dare manforte ai compagni, che scaraventa in profondità cercando lo scatto di Lombardo, sul quale è in netto vantaggio De Wolf. Lombardo si è lamentato stamani mattina dicendo che è un po' estromesso dal gioco negli ultimi tempi, e Boscov ha detto che è importantissima quest'arma soprattutto per giocare in profondità. Vedremo se stasera l'appello di Lombardo verrà recepito dai suoi compagni. L'Anderlecht è una formazione del campionato belga, la formazione più titolata forse del Belgio, con ben 21 scudetti conquistati, 7 coppe del Belgio, 26 partecipazioni alle competizioni internazionali. Due volte ha vinto la Coppa delle Coppe, due volte la Supercoppa, mentre osserviamo intanto una irregolarità ai danni di Mancini. Contemporaneamente a questa gara si disputa a Sofia quella fra la Stella Rossa e il Panathinaikos. Stella Rossa, detentrice della Coppa dei Campioni, che è stata battuta nel match d'esordio del girone di qualificazione proprio della Sampdoria qui al Luigi Ferraris, ma che poi è riuscita a battere sia l'Anderlecht sia il Panathinaikos. Palla intanto in profondità e c'è ancora una segnalazione di fuorigioco, per la verità piuttosto dubbia, anche se comunque l'azione non aveva il carattere della pericolosità. Palla Versavelli, l'impostazione su Crasson, ancora Versavelli, da questi a Kuiman, uno dei due difensori centrali olandesi, batte con il sinistro in profondità, intercetta Lombardo, la palla verso Tomigno Sereso, anticipato da De Wolf, quindi Boffen. De Wolf,
ed è De Grijs che disimpegna sul portiere Maes. Formazione belga, dicevamo, l'Anderlecht, e quindi disposta secondo uno schema tattico che è molto accorto. Tra l'altro l'allenatore è Ad Demos, che ha guidato a lungo il Malin, portando la formazione della piccola città accanto a Bruxelles a grandi traguardi anche in campo europeo. Su Lombardo intanto c'è un intervento dubbio, non ritiene di dover intervenire l'arbitro, poi lo fa e comanda il calcio di punizione a favore dell'Anderlecht. Rivediamo, era forse un attimo in ritardo Lombardo che poi è stato caricato, comunque la punizione è stata battuta per l'Anderlecht. Alla rimessa Boffin, ancora Boffin. Con il destro in profondità, una deviazione, nuovamente saranno i giocatori belgi a rimettere in gioco. E mi pare che da queste prime battute l'Anderlecht dimostri l'intenzione di giocare la partita viso aperto e di Oliveira questa iniziativa sul fondo. Sì, d'altra parte un pari teoricamente serve poco a queste squadre, perché si presume che la Stella Rossa batterà il Panathinaikos, ed allora anche l'Anderlecht, approfittando della vittoria in Belgio, stasera si gioca tutto e per tutto, perché è l'unica maniera per arrivare a Wembley. Ma dopo questa partita resteranno alla Sampdoria altri due confronti, in casa contro il Panathinaikos e poi in trasferta proprio contro la Stella Rossa. Intanto è Dario Bonetti nel possesso di palla, il suggerimento è verso Vialli, il tocco all'indietro è per Catanet. Qui la palla arriva a Lanna, lunghissimo lancio di Lanna verso Mancini, troppo largo, nulla da fare per Mancini. Buono l'intervento di Lombardo, Cereso per pari. Ancora Lanna. Lanna gioca ovviamente come libero, Bonetti fa da altro difensore centrale, Tomino Cereso, eccolo, è a centrocampo. Parte il lungo lancio ancora a cercare Mancini, l'aggancio, su di lui c'è in copertura De Wolf, parte il traversone ribattuto, controlla Boffin con calma, da ancora De Wolf, Boffin. Cereso, c'è un gran tifo, pari. Avanza pari, tocca a Mancini, fa libero il traversone, la respinta di De Wolf, il controllo è di De Grijs, il fallo però è stato commesso da Versadel, giocatore che era con De Mos anche al Malin. Posizione per la Samp, inquadrato. Parte intanto il lunghissimo cross, ribattuto. C'è un annuncio, Aldo, mi pare che tu hai visto sul tabellone. Sì, ho visto Liverpool 0, Genoa 1. Difatti ho sentito qui molti lamenti sotto di noi. È una partita che viene giocata a distanza con i cugini e questo risultato ha un po' demoralizzato la tifoseria. Però credo che la cosa più importante stasera è per l'Italia che vincano tutte e due. Si capisce? Ovviamente ci sono sempre questi fermenti che si riallacciano alla rivalità tra tifosi, ma io penso che sotto sotto Genova Sportiva possa essere contentissima del comportamento in Europa delle due squadre. Il Genoa, dopo aver battuto il Liverpool qui, sta vincendo anche a Anfield Road e ora ci attendiamo naturalmente che la Samp riesca a battere l'Anderlecht, un Anderlecht che comunque ha cominciato di gran carriera. Boffin, tentativo di triangolo, va a chiudere pari, il tocco è direttamente su Pagliuca. Poteva essere una partita molto più facile, molto più addomesticabile se la Sampdoria avesse vinto a Bruxelles. D'altra parte l'avversario era ormai domato, peccato quelle sviste, torno a dire, che hanno compromesso il cammino della Sampdoria in Coppa. Ora tutto diventa più difficile perché tatticamente l'Anderlecht è una squadra all'avanguardia, il calcio belga è sempre stato un calcio all'avanguardia sotto il profilo tattico. Sì, praticamente in effetti abbiamo sempre avuto grandi difficoltà contro le squadre belghe che sanno coprirsi assai bene. Osserviamo De Wolf intanto che dà in profondità, manca l'aggancio Nilis, autore di due gol nella gara d'andata, ed è Lanna ora in possesso di palla. Il tocco è su Ivano Bonetti, sono in campo i due fratelli Bonetti, Dario e Ivano,
Pallone indirizzato su Mancini che resiste alla carica, non ritiene di dover intervenire l'arbitro e quindi riprenderemo con una rimessa laterale a favore dell'Anderlecht. Si gioca intanto da 9 minuti, il risultato è di 0-0. Il lungo rinvio di Kuyman protegge il pallone Ivano Bonetti, sarà egli stesso ad effettuare la rimessa. Tra l'altro domenica scorsa su questo stesso terreno di gioco Sampdoria e Genoa hanno dato vita ad un derby bellissimo, smentendo un po' tutti noi giornalisti che maliziosamente avevamo ipotizzato che le due squadre potessero giocare al risparmio, no? Proprio in vista degli impegni europei. Invece il derby è stato bellissimo. Ma osserviamo questa iniziativa di Bonetti, il suggerimento al centro di Vialli verso lo stesso Bonetti e la copertura di De Grau. Sì, per quanto riguarda il derby si era un po' tutti pensato ad una partita sottotono, no, certamente ad una partita concordata, però è venuta fuori invece una partita bellissima, di grande tensione, con grandi occasioni da una parte e dall'altra. Ci siamo divertiti perché in effetti alla vigilia di due impegni importanti come quelli che stanno affrontando Sampdoria e Genoa, non ci aspettavamo ritmo e concentrazione come in effetti hanno dimostrato. Intanto intercettato Reuters, la palla è ora De Wolf, spostato a destra. Ecco il passaggio a favore di Reuters che fa viaggiare il veloce Milis in profondità, troppo lungo per Oliveira, il pallone che si spegne a fondo fatto. Ripetutamente è stato detto, ed è un concetto al quale sei affezionato anche tu Aldo, che se questa Sampdoria avesse una terna di stranieri un pochino più elevata quanto a qualità individuale potrebbe essere diventata una squadra davvero imbattibile, no? Fermo restando che Tonino Cerezo è ammirevole, che Katanes è un giocatore accettabile, però è chiaro che io parlo di stranieri di altissimo livello quando si parla della Sampdoria. Katanić è un professionista serio, molte volte anche decisivo. Attenzione, c'è un pericolo, parte la conclusione sul fondo. Però io parlo di stranieri ad altissimo livello e purtroppo la Sampdoria, anche perché non è facile in effetti trovarne, non ne ha di questi stranieri così forti come possono essere quelli del Milan, come possono essere a suo tempo stati quelli dell'Inter, quelli del Napoli, ed allora ci sono dei problemi perché rimangono soltanto gli otto italiani fortissimi. Secondo me sono i più forti in assoluto oggi in Italia. Se ci fossero stati anche tre stranieri di grande valore, oggi avremmo una squadra imbattibile. Quando avete visto un'occasione per parte, prima il tiro di Crasson per l'Anderlecht sul fondo e poi la ciabattata di Vialli che ha segnato due gol a Bruxelles, due gol che purtroppo non sono bastati. Comunque è ora in possesso di palla la Sampdoria con Dario Bonetti, è il 12° del primo tempo, il risultato è di 0-0. Vi ripeto che è una partita che la Samp deve assolutamente vincere. Šerečko Katanec in azione, batte lungo, avete visto che Mancini ha dovuto fermarsi per evitare il fuorigioco. Intanto la Sampdoria dà l'impressione di volere attaccare con lunghi lanci a scavalcare il centrocampo per approfittare della velocità dei suoi attaccanti e soprattutto del fatto che la difesa dell'Anderlecht è disposta in linea. Sì, ma dovrebbe giocare lungo se avesse davanti a sé spazi vuoti, magari proponendo un contropiede, ma quando la difesa avversaria è piazzata come lo è in questi primi 10 minuti, i lanci lunghi in pratica sono facile preda dei difensori perché lavorano frontalmente, quindi sono palloni secondo me sprecati, dovrebbero passare più dal centrocampo. Boffagni intanto ha guadagnato una rimessa laterale, la effettua egli stesso, lotta bene De Grais, mette in mezzo ma è pronto Pagliuca. Ecco ancora un lungo lancio sul quale De Wolf si coordina per il colpo di testa, fuori. D
Il Lombardo alla rimessa a cercare ancora Vialli, nuovamente contrastato da De Wolf, converge Vialli, stavolta c'è il fallo di De Wolf, calcio di punizione. Rivediamo, vedete lo stacco da parte del difensore esterno dell'Anderlecht, triangolo stretto tra Vialli e Lombardo, va Vialli a controllare, c'è una deviazione, il pallone in mezzo, ribattuto, controlla Tonino Cereso, prova, c'è un doppio rimballo e poi c'è Lombardo che va alla conclusione sul fondo, abbastanza fortunosamente il pallone ha raggiunto a Lombardo che ha puntato verso la porta, ecco che rivediamo il tutto, vedete una deviazione sul tiro di Cereso. Sì, Lombardo era stato avvantaggiato da un rimpallo favorevole, la posizione era decentrata, ha fatto bene a calciare sull'angolo lungo, però fuori misura purtroppo. Partita comunque che risulta vivace e interessante anche se siamo le prime battute. Buon break da parte di Pari che tenta di lanciare Vialli, c'è un fallo di mano, vedete che Srećko Katanec va a invocare l'ammonizione. Tonino Cereso a Vialli, si gira bene Vialli e calibra però male il traversone che si spegne direttamente a fondo campo. Peccato, un giocatore come Vialli non deve sbagliare questi cross. Non era facile, Aldo, c'era il contrasto dell'avversario. Ma i piedi sono buoni, il giocatore di classe, questo cross doveva rimanere in campo. Effettua il rinvio Koeman. Colpo di testa di Ivano Bonetti, la palla che giunge a Versavel, quindi ancora la Samp che sta crescendo, Katanec e Ivano Bonetti. All'indietro a favore di Mannini, Tonino Cereso, Mancini, largo a cercare Lombardo, troppo alto, nulla da fare. La rimessa di Boffin, colpo di testa di Pari. L'ultimo tocco è di De Grais e quindi la rimessa è di Lombardo su Vialli. Lombardo cerca Vialli, rinvia comunque De Wolf, poi ancora caparbiamente Pari, il giocatore il cui rendimento è sempre elevatissimo. Vialli al dribbling sul filo del fallo laterale, bene Dario Bonetti, ranza in maniera un scomposta, comunque controlla bene il pallone, lo dà a Vialli che salta ancora Boffin, converge, vedete l'aggressività dei belgi in marcatura, c'era anche forse un fallo, l'arbitro lascia correre Koeman, largo a favore di Nilis, su Nilis c'è in copertura addirittura Mancini, va Nilis a toccare centralmente il triangolo e il rinvio da parte di Tonino Cereso. De Wolf, scalano molto bene in copertura i difensori belgi, quando uno di loro attacca c'è la rotazione e avete visto De Wolf nella posizione del libero. Bruno, tatticamente i belgi, come ti ho detto prima, sono sempre stati all'avanguardia. Questo allenatore tra l'altro è bravissimo, anche quando allenava il Malines, ricordiamoci, un piccolo centro, una piccola squadra, ha fatto grosse cose in Europa. E anche stasera vediamo che tatticamente la squadra è messa benissimo in campo. Valem intanto da Boffin, su Boffin la copertura di Lanna, quindi Lombardo che ha avuto un buon avvio di partita, Katanec troppo lento ancora, prima Lanna e poi rinvio di Lombardo, ma l'Anderlecht sta impegnando la Sampdoria, vedete che disegnano delle buone trame con dei prolungati passaggi i giocatori dell'Anderlecht, ora in azione con De Grais. Si smarca dalla parte opposta Ruties, che è un nazionale olandese, eccolo ancora in possesso di palla, riesce a toccare a Versavel, va Versavel, resiste a Bonetti, tocca a Oliveira, si gira Oliveira, Nilis tenta il suggerimento di prima, insiste ancora l'Anderlecht, De Grais verso Valem con il sinistro alto e c'è partita indubbiamente. Sì, una buona partita, la Sampdoria se vuol vincere questa gara deve migliorare il rendimento nei suoi due più sui due giocatori più rappresentativi, Vialli e Mancini. Se entrano loro in partita, se ci fanno vedere le cose che abitualmente ci fanno vedere, allora potrebbe essere una serata dura per l'Anderlecht, ma per ora è tutto molto equilibrato. Va Pagliuca direttamente, lo vedete inquadrato al rinvio.
Ricordo che la regia è di Giancarlo Tomasetti, le riprese sono assicurate dalla squadra esterna 1 di Torino. Lombardo, va Lombardo, trova un varco, prova ora a sfruttare la sua velocità, ma lo chiude molto bene Boffin, che riesce anche ad impostare su Valem, il quale fa proseguire il giocatore De Grais. Da questi Anilis, velocissimo l'inserimento di Versavelli in posizione di ala sinistra, va al cross, molto ben calibrato con il sinistro, c'è Toninho Cerezo, poi Crasson che anticipa Bonetti che torna su di lui, l'arbitro fischia poco, forse fa anche bene. Catanez, Pagliuca, Caramaschia. Sì, fa bene a fischiare poco perché ci divertiamo di più e perdiamo meno tempo. Io direi che nel calcio oggi sarebbe importantissimo il gioco effettivo, proprio per evitare manfrine sugli scontri, delle sostituzioni, e perché poi sarebbe più regolare, in modo che tutte le squadre, qui mi riferisco anche al campionato italiano, giocherebbero lo stesso campionato. Invece vedo non se ne parla e secondo me è un assurdo non parlare di gioco effettivo in un gioco di squadra. Boffin in profondità, buono l'anticipo di Mannini, ma la palla è fuori. Pallone che ha colpito la telecamera e difatti avete visto probabilmente sui vostri teleschermi un piccolo salto d'immagine. De Wolf, dopo lo scambio con Koeman, ancora De Wolf e nuovamente Koeman. Ben disposto, indubbiamente l'Anderlecht, Valen. Sì, non ci sono uomini di spicco nell'Anderlecht, però c'è un'organizzazione di gioco molto buona. Una squadra che copre bene il campo, una squadra organizzata. Praticamente per ora la vedo perfetta. Ovviamente ed è un giocatore di grande importanza nella manovra tattica, il numero 9 De Grais, che si muove a pendolo fra i centrocampisti e le punte. E su di lui di preferenza impostano i compagni. La punta effettiva è Oliveira, che tra l'altro è stato preso in consegna da Mannini, perché questo Oliveira è un giocatore sgusciante, piccolo. Vediamo che su De Grais gioca intanto Pari, ovviamente la Sampdoria è disposta a uomo, mentre la disposizione di partenza dell'Anderlecht è a zona, ma è una zona molto molto aggiustata, con capacità dei singoli di stringere in marcatura non appena c'è un abbozzo di azione offensiva da parte degli avversari. Pari gioca su De Grais, che è un po' la mente di questa squadra, però il fatto di marcarlo a uomo limita un pochino quelle che sono anche le proiezioni offensive di questo giocatore, che è importantissimo, dovrebbe usare un po' di più Pari anziché rimanere vincolato soltanto alla marcatura. Tanto è De Wolf che dà in profondità, si gira molto bene Nilis, il suo destro alto. Beh, Bruno, a dire la verità, dopo 15 minuti dico che questa è una buona squadra. Pensavo a una squadra più modesta visto il risultato dell'andata, soprattutto leggendo le cronache, io non ho visto la partita di Bruxelles, però pensavo a una gara molto più semplice per la Sampdoria, invece da quello che si è visto in queste prime battute mi sembra abbastanza complicata. E in effetti, a parte il blasone, l'Anderlecht costituisce proprio un complesso assai armonico, del resto lo testimoniano anche i risultati ottenuti fin qui. E ha pareggiato con il Panathinaikos, una gara che avrebbe meritato di vincere per il volume di gioco, e poi ha perso con la Stella Rossa per 3-2 in trasferta in una gara combattutissima. Poi ha battuto la Sampdoria 3-2 e in quella occasione era parso che la Samp avesse sciupato, dilapidato tutto quello che era riuscita a mettere in carniere. Intanto è Pari che interviene, poi il colpo di testa di Mancini, il pallone che carambola verso Vialli, scatta Mancini a sinistra, ma c'è la puntualissima copertura di Rutiez ed eccolo De Grais, lo aspetta Pari. Il rinvio di Lanna, l'anticipo ancora di De Grais, il pallone a Ivano Bonetti, ora Mancini, è un po' scoperto ora l'Anderlecht, fuori gioco di Vialli. Sono bravissimi nel mettere in pratica la tattica del fuorigioco.
Noi gli attaccanti italiani non sono molto abituati a venirne fuori da queste situazioni. Più di una volta si fanno trovare in fuorigioco proprio perché non c'è, secondo me, anche un allenamento specifico. Sì, in effetti nel nostro campionato sono poche le squadre che utilizzano questa tattica di gioco. In genere il libero è piazzato alle spalle degli avversari e ovviamente molto spesso finisce per tenere in gioco. Sì, perché ci si preoccupa sempre dell'avversario che gioca a zona, ma non ci si preoccupa mai delle contromisure, nel senso che poi vanno messe in pratica soprattutto dagli attaccanti, che sono mentalmente più pigri. Palla ora a Boffin. Bisogna dire che fino a questo momento siamo al 24esimo del primo tempo, l'Anderlecht è stato più convincente rispetto alla Sampdoria. Parte il suggerimento in profondità, c'è il colpo di tacco da parte di Valemmi, il controllo della situazione di Lanna, Dario Bonetti, al fratello Ivano Bonetti. Ivano Bonetti cerca l'uno contro uno e guadagna un calcio di punizione. Vedete che si lamenta nei confronti dell'avversario. Gara maschia ma corretta fino a questo momento. L'arbitro Mikkelsen, danese, non ha fischiato molto, ma ripeto che a mio modo di vedere è un buon metro di giudizio. Vialli, punta De Wolf, parte il traversone, arriva da quest'altra parte per la conclusione al volo Mannini. Buona l'intenzione, buona anche l'esecuzione, fuori di poco. Beh, non era facile, Mannini arrivava in corsa, una palla difficile a mezza altezza, ha colpito di esterno. L'ideale sarebbe stato di calciare sul palo lungo. Sì, ma effettivamente non era facile, visto che ha tentato di coordinarsi anche piegando il corpo, ma ugualmente ha colpito un po' d'esterno. 25 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, c'è questo gran colpo di testa da parte di Lanna, protegge bene il pallone Vialli, non interviene nemmeno in questo caso l'arbitro, attenzione, c'è il contrattacco con Nilis che forse era in posizione irregolare, così è infatti, c'è l'intervento dell'arbitro mentre restano contusi a terra Dario Bonetti e Nilis, eccolo inquadrato, Nilis va da seconda punta assieme a Oliveira. Intanto il pallone è controllato ora da De Wolf che lo gira centralmente su Valemmi, il quale chiama in avanti anche Rutjes, palla ancora a Rutjes e la Samp a centrocampo appare un po' in difficoltà. De Wolf. E purtroppo non ci sono le invenzioni di Mancini, le accelerazioni di Lombardo. E d'altra parte bisogna anche alimentare l'azione d'attacco e ti ripeto che a centrocampo mi pare che l'Anderlecht sia meglio sistemato. Anche perché giocando a uomo a centrocampo è chiaro, non hai molte possibilità di cominciare l'azione. Anche Cerezo, vedi, gioca a uomo, non riesce a staccarsi, lo segue a tutto campo. Intanto secondo me butta via un sacco di energie considerando anche l'età. Poi dovrebbe in qualche maniera staccarsi per iniziare lui l'azione. Ecco Oliveira. Su di lui Mannini, c'è fallo. Stavolta secondo l'arbitro Mikkelsen, l'arbitro, vedete, perennemente sorridente, di buona stazza fisica, anche questo aiuta. De Grijs alla battuta, il pallonetto a cercare Nilis, l'arresto, giocatore molto alto Nilis ma anche rapido di gambe, tocca d'esterno bene a favore di Versarelli il cui tiro è sbilenco. Ma Nilis, giocatore molto alto, ha dimostrato in questa circostanza di essere anche sufficientemente agile e dotato di buon palleggio. Resta a terra. All'andata l'aveva marcato Mannini, invece stasera c'è Dario Bonetti, forse anche perché gli si addice di più come conformazione fisica. Però è bravo questo attaccante, una buona tecnica, ha fatto vedere anche in questa azione, pur nello stretto, di avere una buona agilità e soprattutto una buona tecnica. E con la panchina dell'Anderlecht con Ademos, che è un grande conoscitore del calcio internazionale e anche di quello italiano, mentre Pagliuca con Nilis che si è rialzato perfeziona le operazioni di ripresa del gioco. Quella solita lunga battuta
colpo di testa di Lombardo, Mancini di prima, in mezzo Catanez, Cerezo, uscita e miracolosa respinta da parte del portiere Maes, azione gol della Sampdoria, la più ripida finora. Bonetti a terra, punizione, vicinissima al gol la Samp. Molto bello il cross di Mancini, che è un maestro nel crossare dall'esterno, è bravissimo anche Cerezo nello staccarsi dall'avversario e inserirsi, lo aveva sorpreso e anticipato anche il portiere, è stato bravissimo il portiere a chiudere lo specchio della porta. Va al calcio di punizione Ivano Bonetti. Palla in area, il colpo di testa di Mancini alto. Rivediamo l'azione precedente, Aldo. Sì, bello il cross di Mancini, che crossa in tutte le maniere, Catanez. Bravissimo. Vedi che si è inserito benissimo Cerezo, anzi anche in anticipo. Forse ha avuto un po' paura del portiere che si è visto arrivare addosso, non ha colpito con molta forza. Comunque anche il portiere è stato un po' fortunato, ho avuto l'impressione addirittura che abbia respinto con la testa, mentre qui rivediamo l'azione successiva, quella nata dall'angolo con il colpo di testa alto di Mancini. Sì, c'è stata un'uscita disperata ma efficace. Kuyman, rilancio un po' sporco, Ruti è sulla palla, con il destro Mannini. Bonetti. Cerezo. Vialli, fuorigioco di Mancini, è molto bravo soprattutto Rutiers, che ha un assieme perfetto con Kuyman a scattare in avanti nel momento giusto. Ormai parecchie volte Vialli e Mancini sono andati in offside. Mancini si arrabbia ma deve stare attento perché è già la seconda volta, quindi sa benissimo in quale circostanza l'Anderlecht fa il fuorigioco, deve approfittare e metterlo in difficoltà, non essere messo in difficoltà. Versavel a cercare ancora Milis, che lascia sfilare il pallone, lo controlla con il destro, va a chiudere su di lui, bene Ivano Bonetti. Cerezo, subito attaccato da Valem, resiste Cerezo, subisce anche fallo, batte il calcio di punizione su Ivano Bonetti. C'è Catanez libero, eccolo servito, troppo lungo forse, buona la finta di Catanez, palla ora a Mannini. Milis fuori, Lombardo. Pari, Cerezo, Vialli, su di lui ora Rutiers, difficile il controllo, fa in tempo a mettere in mezzo Vialli ma è Kuyman ben piazzato, il suo rilancio, Pari, Lanna. Ora Vialli anticipato da Rutiers, secondo l'arbitro in maniera regolare, Oliveira, fuori gioco di Nilis. In effetti la Sampdoria fino a questo momento, a parte la grande occasione da gol avuta ma nata in maniera abbastanza fortunosa, non è riuscita a trovare il bandolo del gioco. Vedete che l'Anderlecht riconquista un altro pallone, De Grijs lo gioca a favore di De Wolf. Da questi all'indietro a Kuyman, Rutiers, Valem, ancora Rutiers, e il pallone giocato ora da Dario Bonetti su Ivano Bonetti, che pesca Catanez. Va sulla fascia sinistra quest'ultimo, batte molto lungo verso il centro, il colpo di testa in copertura di Boffin, l'inserimento di De Grijs, il tocco a cercare Nilis che fa sfilare il pallone benissimo per Versavel, che dà ad Oliveira. Oliveira, un gran palleggiatore, cerca ancora il suggerimento per Versavel, chiudono i sampdoriani bene l'Anderlecht. Piacevole la manovra dell'Anderlecht, viene su molto bene. Poi magari si perde sul limite dell'area, per fortuna, anche perché ne manca un attaccante come Bosman. E la Sampdoria deve accelerare il ritmo e giocare a ritmi superiori per mettere in difficoltà la difesa avversaria, altrimenti è tutto prevedibile. Boffin, lunghissimo, Pagliuca. 32 minuti di gioco intanto nel corso del primo tempo, si agita Bosco, ha giusta ragione. In effetti forse nemmeno la Sampdoria, dopo avere perso sì ma ha giocato alla grande il match d'andata, pensava questa sera di poter avere vita più facile.
palla a Vialli ora. Su Vialli si sta portando Rutjes, Vialli lo punta, trova lo spazio per il cross, Mancini, palo, Lombardo, gol! Gol della Sampdoria, ancora una combinazione vincente di Vialli e Mancini, il tiro di quest'ultimo sul palo, il tocco ravvicinato di Lombardo, il gol. Guarda, la scena è bellissima, c'è Mancini che non esulta perché avrebbe voluto realizzare lui questo gol. E ci è mancato pochissimo, ora lo vanno a confortare, come dirgli, il merito è tutto tuo. Bellissimo, rivediamo tutto, bellissimo il movimento di Vialli, ha fatto una grande cosa all'esterno, Lombardo è saltato a vuoto ma in qualche maniera ha distratto l'avversario, poi la conclusione di Mancini sul palo, e a quel punto, Bruno, avresti fatto gol anche te al posto di Lombardo. Penso di sì, anche se non ci c'è il 48 di piede, sicuramente ce l'avreste fatto. Rivediamo comunque, vedete l'ottimo movimento da parte di Vialli, osservate Lombardo che salta, forse mette fuori tempo gli avversari, il palo di Mancini e la ribattuta comoda da parte di Lombardo. Azione di nuovo in diretta con Lombardo in copertura che ha lanciato Mancini, il quale galoppa veloce verso l'area avversaria, di fronte ora a De Wolf, lo punta, tocca al centro Catanez, Vialli ha il problema di girarsi, mantiene comunque il possesso del pallone. Suggerisce per Lombardo, che ha avuto un ottimo avvio di partita, il suo traversone troppo basso. Sono ora un po' in difficoltà i difensori dell'Anderlecht. Pari, Vialli, Lombardo, dentro, Mancini, gol, gol, e stavolta forse c'era la posizione irregolare, comunque il gol mi pare convalidato. Protestano vivacemente i giocatori dell'Anderlecht. Mancini si è rifatto subito dell'occasione sprecata precedentemente ed ora tutto si mette per il meglio per la Sampdoria. Vedete Nilic che sta ancora protestando, effettivamente ho avuto anch'io l'impressione che potesse trattarsi di una posizione irregolare, ecco che rivediamo, vedi Lombardo, pallonetto da questa posizione, naturalmente non si può dire, non si vede molto. Addirittura contemporaneamente Vialli e Mancini, mi pare di poter dare comunque il gol a Mancini, eccolo. Ed è il 2-0. Beh, la verità vera non si saprà mai, sono soltanto ecco qui, impressioni. Ecco, qui, forse qui. Ecco, no, non c'era. Ah, no, no, c'era, no, no, no. Non c'era, ecco, e vedi poi hanno ragione. Direi che a noi sarebbe andata bene anche se fosse stato un po' di gioco. 35 minuti di gioco, imperioso 1-2 della Sampdoria. 5 minuti di accelerazione da parte della Sampdoria e la difesa è andata in difficoltà. E la difesa delle Anderlecht appunto ha sofferto. Vialli, pari. Lombardo, ancora molto bene per Mancini, stavolta non ci sono dubbi, entra in area Mancini, lo sbilancia Kuiman, lascia correre l'arbitro, Boffin, De Wolf, ancora Versalel, Boffin all'indietro per De Wolf, 35 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 2-0 per la Sampdoria, 1-2 imperioso di Lombardo al 33esimo, di Mancini 2 minuti più tardi, la palla è ora a Boffin, all'indietro a favore di Valen, ora alimenta l'azione dei belgi De Grais, il suo lungo lancio, il colpo di testa da parte di Dario Bonetti, sul pallone Crasson, ancora un cross, salta nuovamente Bonetti, si coordina per la battuta De Grais, il pallone viene ribattuto in palo laterale. Secondo me l'inizio è stato un po' condizionato anche da quel risultato proveniente dal Liverpool, ha gelato un po' lo stadio e anche i giocatori, si sono ripresi piano piano ed ora Wembley è più vicino. Ora c'è il lancio di Boffin, il colpo di testa di Lombardo, come sempre molto generoso anche nelle coperture, il pallone ora per Valen, parte il suo lungo traversone. Non ci sono problemi per i difensori della Sampdoria, micidiale anche sotto il profilo psicologico per l'Anderlecht, l'1-2 subito in un minuto e mezzo. Sì, anche perché inaspettato, la partita era molto equilibrata, stavano giocando una buona partita, tutto pensavano meno di poter subire due gol in 5 minuti, però ci sono state due accelerazioni improvvise, la difesa avversaria le ha sofferte e se giochi a ritmi superiori, la tecnica degli attaccanti della Sampdoria è una tecnica nettamente superiore, la mette in difficoltà sempre. Mannini molto bravo, Mannini ancora alza verso il centro dell'area, sbaglia lo stacco Versavel, subentra ancora Vialli,
d'esterno tocca verso Ivano Bonetti, sul quale va portandosi Crasson, palla ancora a Vialli, indemoniato da una parte e dall'altra, grande suggerimento per Bonetti che scivola, protegge bene però il pallone, finisce inevitabilmente per perderlo sull'attacco di Valem, subentra però Vialli, fallo di Valem. Partita vibrante, molto maschia, e ovviamente anche in circostanze che possono essere definite se non strane in attese, come quelle che hanno portato i due gol della Sampdoria, entra sempre in ballo nel calcio la qualità dei singoli giocatori, no? Se tu hai elementi come Vialli e Mancini, puoi sempre inventare qualcosa. Stavamo dicendo, se cresceranno Vialli e Mancini cambierà partita. Sono bastate due invenzioni e la partita in pratica non dico che si è chiusa, ma insomma siamo a buon punto. Ora viene interrotto il gioco per un fuorigioco, tra l'altro c'era Vialli a terra in area di rigore, Vialli si rialza. De Wolf, 38 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, 2-0 il risultato per la Sampdoria. Oliveira, va Oliveira, molto rapido, leggerino, De Wolf, Boffin, Versavel, De Wolf, fa filtrare per Valem, da questi ad Oliveira, in avanti anche Ruti, su uno dei due centrali. Oliveira, Mannini lo segue come un'ombra, terra Oliveira, punizione. La batte De Grais, stacca bene Katanet. La palla è ora Mancini, va Mancini, un dribbling su Rutjes che si aggrappa sull'avversario, c'è festa grande naturalmente sugli spalti del Luigi Ferraris, indipendentemente da quelle che sono le motivazioni psicologiche dei tifosi per Genova Sportiva, fermo restando che noi tutti ci auguriamo che anche il Genoa batta il Liverpool o comunque passi il turno, è una grande soddisfazione vedere due squadre che si comportano così bene in Europa. Beh, direi sono tutte e due a un passo ormai da un traguardo importantissimo, quello della finale. Per Genova è motivo di grande soddisfazione al di là della rivalità sportiva. Sì, fermo restando che la Sampdoria poi non sarà sufficiente che vinca questa gara, dovrà battere anche il Panathinaikos e soprattutto dovrà fare i conti con la Stella Rossa, che adesso come adesso è la formazione più accreditata per la vittoria nel girone di qualificazione alla finalissima. Insiste comunque ancora l'Anderlecht e Koeman ora in possesso di palla, Milis butta in profondità un pallone sul quale c'è in copertura Mancini, e avete visto il colpo di testa all'indietro di Mancini controllato da Pagliuca a giudizio dell'arbitro che era lì vicino dopo che il pallone aveva superato la linea di fondo campo. Rivediamo, vedete, Mancini è un attaccante, quindi ha la tendenza a giocare di fino anche quando è in difesa. Batte il calcio di punizione Valem. Ora è andato molto bene allo stacco Koeman, ma il pallone si spegne a fondo campo. 41 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo, la Samp con il gol di Lombardo al 33esimo e di Mancini un minuto e mezzo più tardi sta conducendo per 2-0 questa delicatissima partita che la vede opposta all'Anderlecht, un Anderlecht che per la verità aveva suscitato un'ottima impressione per una ventina di minuti abbondante. Grappolo intanto di uomini a centrocampo, c'è un fallo su Katanet, resta a terra il giocatore dell'Anderlecht, Versavel. Ha pareggiato il Liverpool, ce ne siamo accorti subito, si è sentito un boato. 1-1 dunque all'Anfield Road di Liverpool tra Liverpool e Genoa però che viaggia sul vantaggio di 2-0
maturato nel match d'andata, e il gol segnato in trasferta costituisce un patrimonio importantissimo. Ora il Liverpool dovrà segnare altre tre reti senza che il Genoa ne segni alcuna per passare il turno. Sì, dovrebbe vincere 4-1. Ora sicuramente Liverpool in casa è una squadra temibilissima, grande spinta, però segnare 4 gol è sempre difficile in qualsiasi campo e soprattutto in qualsiasi campionato. Fermo restando che il Genoa è una squadra di grande valore, dovrebbe subire proprio un crollo. Il rinvio del portiere Maes, il colpo di testa a seguire di Koiman, il tocco all'indietro di Mannini, sempre molto rapido, su Pagliuca. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, lunghissimo rinvio di Pagliuca, bello il colpo di testa di Mancini. Vialli va a tentare di disturbare gli avversari, ancora un delizioso tocco di Mancini a favore di Pari dentro per Lombardo ora deve trovare lo spazio per il cross, lo fa molto bene Vialli, si coordina per una rovesciata al centro sulla quale Maes, il portiere dell'Anderlecht, blocca. Oliveira e Mannini, palla che giunge a Pagliuca. Dario Bonetti. Questa è una grande soddisfazione per due fratelli, Aldo, poter giocare in un match di questo livello in Coppa Campione. Io credo sia una cosa bellissima per loro, ma anche per i genitori. Io credo che per i genitori avere due ragazzi che giocano intanto nella massima divisione, ma per di più assieme, credo sia una soddisfazione bellissima, così come i fratelli Pellegrini nel Verona, e tra l'altro sono anche bravi, quindi un motivo in più, bravi come calciatore, bravi anche come ragazzi, intendo, eh? Quindi è l'ideale. Avanza ora ancora il Anderlecht, vedete con quanta determinazione copre sulla sinistra Ivano Bonetti. Il pallone ora è per Nilis, su Nilis in copertura anche Vialli, ultimo tocco di Vialli, rimessa per l'Anderlecht sullo stesso Nilis che gira al centro, Toninho Cerezo, il tocco non è felicissimo, comunque arriva sul pallone anche Katanec, sono più lesti comunque i giocatori dell'Anderlecht, c'è Valen in profondità, da a favore di cui man parte lunghissimo il traversone, Pagliuca va a bloccare. Fischia intanto l'arbitro, manda le due squadre negli spogliatoi con pochissimo recupero, in effetti non ci sono state grandi interruzioni e la Samp va al intervallo con due gol di vantaggio, al 33esimo Lombardo, al 35esimo Mancini. Gli avversari, dato Nino Cerezo, parte il suo cross troppo alto per Vialli, recupera Crasson e disimpegna con l'aiuto dei compagni. Questo Lante è considerato forse tra i giovani l'elemento più rappresentativo del football africano, Aldo, un football in grande crescita. Sì, questo ragazzo tra l'altro ha grande fama di giocatore importantissimo, anche se De Mos l'ha lasciato in panchina al primo tempo. Non mi sembra però che abbia il fisico e le caratteristiche dell'attaccante puro. È sicuramente un trequartista, Mannini lo ha già preso in marcatura. Ora vedremo cosa saprà fare, perché tecnicamente è un giocatore molto valido. Però credo che a questa squadra in questo momento manchi un attaccante d'area di rigore. Sicuramente l'assenza di Bosman squalificato forse finirà per pesare all'Anderlecht più di quanto non pesi l'assenza di Vierkovod, la cui importanza noi tutti ben conosciamo. Mancini gira bene su Toninho Cerezo, è largo Lombardo, eccolo servito al centro per Vialli, di prima a cercare ancora Lombardi, grande combinazione, suo tiro cross messo in angolo da Maes. Doveva metterla più indietro però Lombardo, doveva crossare fuori dalla portata del portiere, anche perché c'erano due sampdoriani che stavano arrivando da dietro. Viene a effettuare il tiro dalla bandierina mentre si allontana, come vedete, Lombardo, capitan Mancini. Sul secondo gol sono arrivati contemporaneamente sul pallone lui e Vialli, mi pare però che il gol possa essere attribuito a Mancini. C'è il colpo di testa di Vialli e la parata
distinto incredibile di Maes, che all'ultimo momento ha allungato il braccio e ha fermato il pallone. Mannini. Rivediamo. L'ha vista proprio all'ultimo istante, è stato bravo il doppiere Maes a fermare il colpo di testa di Vialli, mentre Koeman, che offre ora il pallone a Ruitiez, lo fa sfilare in profondità. Nilis, attenzione, c'è il tiro con la grande parata da parte di Pagliuca e poi la conclusione alta di Versavel. Anderlecht vicinissimo al gol. Rivediamo l'azione. Sì, c'è stato un intervento fuori tempo di Lanna e c'è proprio De Grijs che va al tiro. De Grijs che ha calciato molto bene, però era in una posizione decentrata. Pagliuca si era piazzato molto bene ed ha respinto facilmente. E poi è stato Nilis che ha ribattuto alto. Dell'Anna deve stare attento, in quelle situazioni è preferibile temporeggiare che non entrare di spinta. L'ha tradito forse l'inesperienza in questo caso. Koeman intanto ha dato a Versavel, si distende ancora l'Anderlecht con questo suggerimento a favore di Crasson, che evita bene Ivano Bonetti, si avvicina all'area e fermato stavolta dall'Anna. Bonetti, Vialli ha un'ottima finta di corpo ma viene toccato duro da Rui sul piede d'appoggio. Molto bravo Vialli nel controllare queste palle andando incontro alle stesse, no? Dà l'impressione di volerle fermare, poi invece le fa sfilare. Vialli lavora molto bene anche con le spalle rivolte alla porta in qualsiasi posizione del campo. Tra l'altro stasera sta facendo una grossa partita perché è in movimento continuo, lavora molto bene anche all'esterno, un giocatore in piena salute fisica. Palla fuori area, Boffin. Valeb, ancora Boffin, scatta lungo Nilis, va a chiudere bene Lanna su Pagliuca, si fa vedere Pari, Agroppi ha un'informazione? Ma dicono 2-1 il Genoa, non so se è uno scherzo, dice che sta vincendo, ancora non è apparso niente sul tabellone luminoso, però qui c'è un vigile vicino a noi, ai vigili non so se ha telefonato al comando, dice che vince 2-1 il Genoa, tra pochi minuti De Grijs metteremo ancora, sì guarda è apparso proprio in questo momento, Genoa 2 Liverpool 1. De Grijs ancora, grande Genoa dunque, colpo di testa da parte di Bonetti, ancora Bonetti, palla rincorsa da Mancini, viene anticipato Catanez ma poi la confusa azione è risolta da Lombardo, galoppa Lombardo. Genoa molto bravo dunque al Anfield Road e a questo punto la qualificazione in rosso-blu è pressoché certa. Palla a Vialli, fuori gioco di Mancini. Ma Bruno, stasera raggiungere l'autostrada sarà un problema per le vie della città. Beh, in effetti sarà festa grande, festa grande per tutte e due le colori. C'è da dire, lo ricordiamo a beneficio dei telespettatori che magari certamente lo sapranno, che mentre la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe vanno avanti con il solito sistema dell'eliminazione diretta, come già detto in Coppa Campioni ci sono due gironi a quattro squadre con partite di andata e ritorno fra tutte le squadre, alla fine poi le prime due di ciascun girone giocheranno la finalissima. Quindi il Genoa è già praticamente qualificato per le semifinali, la Sampdoria invece dopo questa partita con l'Anderlecht ne avrà altre due, una con la Stella Rossa in trasferta e sarà quella praticamente la partita decisiva e poi con il Panathinaikos in casa. Mancini. Eh sì, con la partita del primo aprile con la Stella Rossa la Sampdoria in pratica si giocherà la finale, questa è una partita che dovrebbe essere vinta ormai, nel calcio ci sta tutto, però mi sembra che l'Anderlecht non abbia una forza vera, effettiva per poter ormai impensierire la Sampdoria, a due gol di vantaggio debbono far giocare sul velluto la squadra blu cerchiata. Ecco, bisogna sempre andare cauti perché la Sampdoria è una squadra incredibile, no? È stata incredibile nel bene, quell'1-2 micidiale del primo tempo, ma talora anche delle cadute di attenzione come è capitato
purtroppo nel match d'andata proprio contro l'Anderlecht. Ecco in azione Lampé, vedete che ha una rapidità incredibile di gambe, tocca poi all'indietro su Valem, dentro a favore di Versavel, Rutjes, Lampé, Valem, aspetta la Sampdoria, chiude i corridoi, Frasson, Ruitas, Pari, palla per De Grais, fermata, gioca con grande attenzione la squadra di Boskov, Ruitas, ancora un rinvio di Pari, Koeman, Valem, ancora Valem. Ed ora sarebbe importante che la Sampdoria riuscisse a catturare palla per partire in contropiede. Sì, in effetti sta lentamente avanzando. Potrebbe essere anche un'occasione, ecco qui. Ecco qua, e Katanets non è però un fulmine di guerra, ha un buon anticipo. Ovviamente non può essere rapido con quelle lunghe leve. È chiaro però che con l'Anderlecht che avanza in maniera così compatta, un pallone catturato in break dalla Sampdoria potrebbe essere trasformato in un micidiale contropiede. Rutia, Versavel, Vialli, Katanets, Vialli, mischia, palla ancora a Valem, ora a Versavel, il lancio di De Grais intercettato e poi c'è fallo netto da parte dello stesso De Grais ai danni di Lanna. Rivediamo, vedete, va dritto sul giocatore, un'azione palesemente fallosa, gara però sostanzialmente corretta, l'arbitro continua a fischiare molto poco, ma tutto sommato mi pare che abbia interpretato nella maniera giusta il match. Sì, mi sembra non ci sia stato nemmeno una ammonizione, no, è pur sempre una partita di Coppa dei Campioni, importantissima, c'era grande tensione e grande aspettativa all'inizio, mi sembra però che tutto stia andando per il verso giusto. Toninho Cerezo, caracolla verso Mancini che non può controllare anche per la marcatura aggressiva di De Wolf, 34enne difensore della nazionale belga. Mancini in questo momento sta giocando più avanti di Vialli, secondo me invece dovrebbe arretrare e partire da dietro dove sarebbe molto più facile trovare spazi. Buona giocata intanto prima di Lampe e poi su segnalazione del guardaline interviene a segnalare l'irregolarità di Lanna l'arbitro, fallo su Crasson che vedete in quadrato in primo piano, giocatore molto giovane anche questo, 21enne, avete visto che aveva tentato di aggirare Lanna toccando il pallone in profondità e poi aggirando l'avversario dalla parte opposta, con una giocata che può essere fatta in maniera opportuna quando si hanno spazi a disposizione. Attenzione, il colpo di testa non rischia Lanna e mette fuori in angolo. Beh, poi la Sampdoria ha buoni saltatori dietro, Dall'Anna, Katanec, Dario Bonetti, su palloni alti non dovrebbe farti sorprendere. Va a effettuare il tiro dalla bandierina Valem mentre si sta riscaldando il vernice, il suo pupillo Aldo. Attenzione, palla per Nilis, il suo destro, ancora deviazione in angolo. Certo è che però farsi chiudere così all'indietro può anche essere pericoloso perché le mischie in area possono determinare anche situazioni incontrollabili. E di Nilis il tiro dalla bandierina, battuto fuori, stacca bene Pari. Va alla rincorsa del pallone Valem, lo gioca ancora su Nilis, lo ferma Mancini, va Mancini in seconda battuta, ancora Valem attivissimo, il tocco verso lo stesso Valem, il pallone giocato da Vialli che tenta di girarlo verso Katanets, ma è ancora Valem che prolunga sul portiere Maes. Siamo giunti al 12° del secondo tempo, un secondo tempo caratterizzato da una insistita manovra dell'Anderlecht. Attenzione, ancora ferma e batte a rete De Grais, bravo Pagliuca,
che va a stamagliare in presa un pallone che forse sarebbe ugualmente terminato fuori. Sì, non era un tiro pericoloso, ha calciato bene De Grazi, però la palla non era veloce e poi era fuori anche dallo specchio della porta. Comunque bene ha fatto Pagliuca per rimanere concentrato ed in azione. Vialli va benissimo, parte il suo cross, Koeman lo mette fuori, insiste ancora Vialli, la palla carambola sull'ampe di prima, ha giocato su Versavel che in profondità ha dato a Nilis che facilita ancora l'inserimento dell'indeterminato Lamptey, largo per Cresson, Cresson in profondità ancora per Lamptey, sul quale c'è Mannini, finta di corpo molto buona, va a chiudere su di lui Ivano Bonetti, poi c'è rinvio di Mannini, la palla è per Mancini, anticipato con grande esperienza da parte di Rutjes, da questi a Valem, Tonigno Cerezo, calibra sul Lombardo, il buon arresto, la palla lunga per Pari, Pari fermato ancora da Koeman con grande tempo, De Grais, Cresson, Lamptey, Cresson, fallo di Tonigno Cerezo e reazione da parte di De Grais, non cattiva, quasi istintiva, un po' di rispetto per i vecchietti ci vorrebbe, eh? Ecco che rivediamo, vedete che il fallo di Tonigno Cerezo sicuramente c'è, poi da terra il giocatore avversario vedete che dà una manata, ma niente di particolarmente grave. De Grais alla battuta. Bonetti, Catane, Vialli. Ed ecco il contrattacco della Sampdoria con Bonetti che ha dato a Catanez in posizione di ala destra. Va ad abbozzare la sovrapposizione Bonetti, poi si ferma, lo chiama in causa ancora Vialli, ecco Bonetti, parte il suo cross, il colpo di testa in copertura di Versavella, palla per Ivano Bonetti, largo per Mancini. Ancora un cross, Vialli si coordina, e la battuta era difficile, ha avuto un attimo di esitazione Vialli, era molto decentrato, il suo tiro fuori. Mancini e Vialli si trovano ad occhi chiusi, poi quando ha la palla tra i piedi Mancini è sempre delizioso vederlo giocare, una facilità di calcio, una pulizia di calcio incredibile. Rutjes, Valem, più attivo fra i centrocampisti dell'Anderlecht, ecco la palla ora a Versavel, con il sinistro a cambiare il gioco, presidia quella zona, Pari che però stacca male, torna comunque con grande determinazione sul pallone e lo gira su Pagliuca. C'è da tenere sempre presente nelle partite in notturna il disturbo che può derivare ai giocatori sulle traiettorie aeree dalla luce artificiale. Infatti Pari ha staccato male probabilmente anche perché è un po' abbagliato dalla luce. Ma in passato ci sono stati dei portieri che vivevano un dramma quando dovevano giocare delle partite in notturna. Sì, anche perché a quei tempi magari l'illuminazione era meno sofisticata, no? Però indubbiamente di notte c'è il disturbo. Palla ora a Lamptey. Versavel. Buon anticipo di Bonetti che sta giocando un'ottima partita, Dario Bonetti. Mannini. Ivano Bonetti. Sì, in effetti è un po' incomprensibile questo affanno della Sampdoria, perché una situazione ideale, due gol di scarto dovrebbero permettergli di giocare più serenamente, più tranquillamente, sviluppare un gioco molto migliore sotto il profilo tecnico, anche perché hai giocatori per farlo. Sì, in effetti comunque sta lasciandosi l'iniziativa all'Anderlecht, sta retrocedendo forse un po' troppo, ma i belgi non è che siano particolarmente pericolosi, ma si sono venute a determinare le situazioni tattiche ideali perché la Sampdoria possa far vedere anche le sue grandi capacità di squadra che sa operare in contropiede. Lombardo, Catanez non controlla, c'è Pari, pallonetto a cercare Mancini, di prima Mancini verso lo stesso Pari, va Pari a rimettere in mezzo e c'è il portiere Maes che blocca. 17 minuti di gioco della ripresa, 2 gol per la Sampdoria, 0 per l'Anderlecht. Colpo di testa di Dario Bonetti. Tocca Vialli per Catanez.
Travialli. Destro, no. Può succedere altro. Sì, anche a un campione può succedere di tirare una ciabattata ogni tanto. Vialli forse anche un po' stanco perché si è molto morto, si è mosso molto. La distanza era una distanza ragguardevole, non è poi un gran tiratore lui dalla media distanza, però ci ha provato. De Wolf. Rutjes. Kuiman. Versavel. Nilis. Valem. Frasson. Lampe, Mannini su di lui, guizza bene, Lampe finta, grande finta di corpo, poi termina a terra Lampe e l'arbitro Mikkelsen gli facendo di rialzarsi. In velocità ha effettuato una bellissima finta di corpo, attenzione, ecco, hai visto, molto bella, poi termina a terra. È un giocatore molto leggero, agile, palla al piede molto bravo, soprattutto quando riesce a partire e trovare degli spazi. In questo caso aveva sorpreso Mannini, però torno a dire, questa squadra è una squadra bravissima nel tenere palla, però non ha punti di riferimento avanzati e tutto si esaurisce sul limite dell'area. C'è intanto un calcio di punizione per la Sampdoria con Toninho Cerezo sulla linea di battuta. Cerca Vialli, di prima la palla è per Katanec, ancora Vialli, fuori per Ivano Bonetti, con il sinistro al cross immediato, si coordina Mancini e c'è un braccio in piena area di rigore, l'arbitro l'ha visto sicuramente, ha fatto ampi cenni che secondo lui si trattava di deviazione irregolare. Grande azione della Sampdoria, Mannini intanto anticipa Lampe, ma è Versavel ora che viene in avanti con la collaborazione di Valem e da Crasson, cambia gioco quest'ultimo, il colpo di testa di Bonetti e ancora Boffin, Valem su Boffin, chiude Lombardo, grande partita di Lombardo anche in copertura, vorremmo rivedere se è possibile, lo dico anche, eccolo qua. Cross molto bello di Bonetti, mancino naturale, bellissima la coordinazione di Mancini. Sì, il fallo c'è stato, il fallo di mano, è chiaro che ha interpretato questo fallo involontario. Era un fallo di mano di De Wolf e naturalmente la valutazione dell'episodio quando le immagini sono rallentate è sempre straordinariamente difficile sul piano dell'intenzionalità. Non capivo perché si era agitato così tanto Bosco, è stato un attimo di disattenzione, è importante il gol perché a parità di punteggio. Beh, chiaro, superando poi la differenza rete, ecco, sì. Non capivo il 2-0 una reazione così come ha avuto Bosco. Sì, in effetti in caso di, ecco che rivediamo, vedi, in caso di parità di punti contano i gol segnati, il tiro e c'è la mano di De Wolf. Sì, sì, la mano è netta, appunto, è l'interpretazione. Comunque l'arbitro l'ha vista. Sì, 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 senza dubbio. Colpo di testa di Vialli, anticipo grande di Mancini sul quale poi è ancora De Wolf. Valem. De Wolf. 21 minuti della ripresa, 2-0 per la Sampdoria. Pare intanto essersi un po' esaurita la spinta dell'Anderlecht. Versavel. Rutjes, Versavel. Valem. Batte lungo al cercare Boffin, c'è Lombardo. Sei abile. Palla per Mancini, lungo a cercare Vialli, posizione regolare ma traiettoria troppo sul portiere. De Wolf. Il ritmo è un po' caduto. Mentre vedete il giocatore dell'Anderlecht, Kuiman, che è rimasto contuso in un'azione di gioco, avete visto il
primo piano un po' impressionante. In effetti si tratta, ecco, rivediamo, si tratta di sangue di naso, il sangue fa sempre un certo effetto. Comunque il giocatore dà l'impressione di potersi riprendere. Momentaneamente in 10 l'Anderlecht. Resta a bordo campo comunque Koeman. La palla è a Rutjes. Ora tutti i giocatori in campo danno l'impressione di preoccuparsi più che altro di Rutjes. Vedete che l'Anderlecht non affonda, giochicchia, quelli della Sampdoria stanno a guardare. Continua intanto la cura al giocatore Rutjes, la rovesciata di Bonetti, l'arresto di Katanec, la palla per Mannini, Vialli di prima su Cereso, affonda ora la Sampdoria, Mancini si allarga a portare via un avversario lombardo, scatta centralmente Toninho Cereso, leggermente arretrato il lancio di Mancini e riparte l'Anderlecht. Mancini non deve sbagliare questi passaggi sul limite dell'area perché ha chiamato fuori molti centrocampisti, rischia di far trovare la squadra scoperta. Lampe. Uno che ha i piedi suoi non deve sbagliare più passaggi. Ancora Lampe dopo il tocco di Valem. Chiude Mannini, ancora Lampe, calcio di punizione, rientra Koeman. Eccolo inquadrato prontamente dalle telecamere della squadra esterna di Torino 1 guidate da Giancarlo Tomassetti, mentre ora è Toninho Cereso che indirizza il pallone su Mancini, per questi Alanna, Bonetti, Cereso, Mannini, Mancini. Ci sono ora grandi spazi a disposizione della Sampdoria, avanza Mancini con l'esterno, non filtra il pallone, va però Lombardo a rubarlo ancora. Lombardo in mezzo e non riesce a toccare Vialli, azione ficcante della Sampdoria, suggerimento di Lombardo per Vialli, rivediamo, vedete la grande accelerazione di Lombardo che ha una facilità di corsa straordinaria, il tocco centrale, Vialli che sul disturbo di De Wolf non riesce a ribadire il gol. A mio avviso Lombardo, proprio perché ha facilità di corsa e riesce a giocare benissimo tutte le parti del campo, dovrebbe svariare un po' più spesso e non rimanere ancorato sulla fascia destra dove molte volte viene proprio dimenticato. Tanto è Boffin che esce ed entra al suo posto e la seconda sostituzione del Anderlecht, Van Beckel. C'è da dire peraltro che Lombardo in questa partita e in genere si rende molto utile anche in fase di copertura, l'abbiamo visto spessissimo all'indietro. Tanto l'Anderlecht cerca di battere a sorpresa la punizione, respinge prima Pari, poi Cereso, Vialli. E Vialli in queste palle molto molto abile e costringe al fallo proprio il nuovo entrato, Van Beckel. Questi falli sono una manna per la squadra, dà possibilità di respirare, di venire fuori, di ritrovare la posizione. E Vialli, come ho detto prima, con le spalle rivolte alla porta è bravissimo a tenere palla. Lombardo. Va Lombardo, salta netto il nuovo entrato Van Beckel, che forse anche perché è un po' freddo è stato costretto all'irregolarità nelle due occasioni in cui finora è stato chiamato in causa. Vedete anche in questo caso si aiuta come può su Lombardo, di lui evidentemente nettamente più veloce. 26 minuti di gioco della ripresa, 2-0 per la Sampdoria, Mancini è la battuta. Lanna, poi il portiere Maes. Lancio su Cresson. Chiude Lanna, ultimo tocco di Cresson. La rimessa è per la Sampdoria. Eh sì. Lanna. Vialli. Koeman, non sanguina più, Milis, De Wolf, c'è un gran tifo a Marassi, Cazzarel,
Ormai anche il tifoso ha capito che la partita si è incanalata sul binario giusto. Questo Anderlecht sotto l'aspetto tecnico è poca cosa, vincono i campioni, la Sampdoria ce l'ha, l'Anderlecht purtroppo non ha individualità di spicco. Fuori gioco intanto di Bonetti. Bonetti vede, non se la prende più di tanto, dice che secondo lui era in posizione regolare. Comunque è stata molto brava la terna arbitrale nella valutazione della posizione di Mancini in occasione del secondo gol della Samp. Avevamo avuto l'impressione che si trovasse in offside, invece con la ripetizione abbiamo visto che era in posizione regolare. Intanto sta chiudendo molto bene l'anno. Quello del libero è stato un po' il cruccio, no, del ruolo di libero nella Sampdoria. All'inizio, quando le cose non andavano tanto bene, si pensava che la partenza di Pellegrini avesse sollevato un grosso dubbio, ma stasera l'Anna sta giocando bene. Naturalmente ha bisogno di maturare esperienza. Sì, infatti Boskov in quel ruolo ha alternato Cerezzo, Bonetti, l'Anna, e ora la scelta sembra caduta definitivamente su questo giovane. È un ruolo particolarmente difficile, ci vuole tempo, ci vuole maturità, ci vuole personalità che acquisisci giocando. È chiaro che a livello di grande club come la Sampdoria molte volte non hai tempo. Per esempio questa è una giocata che non deve fare perché è una palla buttata via. Caso, sì. Chiaramente Baresi sarebbe l'ideale per tutti. Ma comunque direi che negli ultimi tempi l'Anna ha fatto molti progressi. Intanto in azione Versavel, il tocco è su Valem. Valem imbecca dalla parte opposta De Wolf, va a chiudere ancora Lombardo, parte un traversone, il colpo di testa di Crasson, quest'altro di Dario Bonetti, ancora Crasson, buono lo stop di Milis e poi è bravissimo Mannini a anticipare sull'insidiosissimo cross Lamptey. Grande finta e bellissimo cross. Mannini poi ha fatto un gesto tecnico bellissimo, un gesto atletico bellissimo, andando a levare proprio la palla sulla testa di Lamptey. Angolo dunque per l'Anderlecht, palla ancora pericolosamente in aria, sempre Lamptey, 3 su di lui, gli ruba palla Toninho Cereza, poi d'esterno da verso Dario Bonetti, fermato, commette fallo Bonetti su Creston. Mezz'ora di gioco della ripresa, sempre 2-0 per la Sampdoria. Esce Pagliuca, respinge con il pugno il pallone a Koiman che batte verso la porta, finta di Pari che aveva ben valutato la traiettoria del pallone, lascia sfilare fuori. Pagliuca è rimasto colpito in occasione della sua uscita e a terra. Eccolo. Sì, comunque sono felicissimo quando vedo portieri uscire dalla porta e andare a prendere palloni sui limiti dell'area. Pagliuca si è infortunato, però ha fatto una cosa egregia, una cosa tecnicamente giusta. Oggi i portieri italiani escono sempre meno, quindi vedere un portiere come Pagliuca uscire per chiudere l'azione, secondo me è un'interpretazione giusta. In questo senso il migliore, torna a dirlo, è Marchegiani. Abbiamo rivisto intanto l'azione che ha determinato il piccolo infortunio a Pagliuca, che vediamo questo bel primo piano dolorante, nulla di grave, vedete che dice che qualcuno si è aiutato con un gomito, in effetti però questi gesti atletici da parte dei portieri determinano molto spesso un contatto, magari anche involontario. In piedi Pagliuca e sale altissimo l'urlo Doria, Doria. Versavel, Lamptey, Mannini lo segue come un'ombra. Mannini è rimasto scottato dalla partita dell'andata, quel suo disimpegno un po' troppo così superficiale. Disinvolto, sì. Ha riaperto la partita, si è sentito anche sicuramente con dei sensi di colpa addosso. Stasera non ha sbagliato niente, concentratissimo, non ha fatto tra l'altro un disimpegno su Pagliuca. Ha cercato magari il compagno in avanti, ha messo il pallo laterale, ma mai ha cercato Pagliuca. Ecco la Pagliuca arriva. Cereza, Pari,
Mannini, butta in mezzo, colpo di testa di Balem. Mancini tenta di far filtrare il pallone, lo mette in fallo laterale De Wall. Lombardo, Mancini, Pari, Pari sul fondo, mette in mezzo, para Maestro. Anche in questo caso il cross magari andava calibrato in maniera diversa. Cresson, Versavel, Valen, Lampe, Valen, di prima, largo, parte il traversone ed è ancora Lombardo che lo mette in angolo. Ancora per la battuta Valen. Sull'angolo partono quasi tutti da fuori area i giocatori dell'Anderlecht, proprio per potersi coordinare per l'acrobazia. C'è questo tiro violentissimo da parte di De Grijs, ribattuto, il colpo di testa di Lombardo, resta un po' intontito a terra Katanec, lo vedete dopo aver respinto la violentissima bordata dell'avversario, sugli sviluppi dell'azione sfiora l'anno e mette in angolo ancora a terra Srećko Katanec. È una partita che ha preso una piega del tutto prevedibile dopo i due gol della Sampdoria, una Samp che bada soprattutto a controllare con grande attenzione l'Anderlecht, che dal canto suo continua a macinare un gioco che ha anche dei momenti eleganti ma però è scarsamente incisivo. Nel possesso di palla sono bravissimi, riescono ad essere maestri in questo senso, però poi purtroppo non riescono a finalizzare. Qualche conclusione è venuta da fuori area, proprio da centrocampisti e difensori. Tanto Nilis ha tentato di mettere in mezzo, ma è stato ancora Lombardo a chiudere. Valen, Tonigno, Sereso, break della Sampdoria, Lombardo ancora verso Sereso, c'è Mancini, eccolo. Mancini ha di fronte De Wolf, lo punta. Ancora duello fra i due, veloce De Wolf, bravo, ferma Mancini, da a Cresson, da questi a Valen, Lampe, bello l'anticipo di Lanna, fallo brutto poi da parte di Cresson, brutto sto fallo, stavolta magari il cartellino giallo ci poteva anche stare. Ma l'arbitro non vuole rovinare la serata, ormai siamo quasi alla fine, cartellini non ne ha tirati fuori, tutto sommato sì, è un fallo netto però non cattivo. Poi Lanna c'ha un fisicaccio, quindi se lo può permettere. Va bene, abbiamo una Groppi tollerante, in effetti la gara, a parte qualche inevitabile spigolosità, è filata via in maniera abbastanza corretta. Trassonsi era lamentato in precedenza per alcuni falli subiti, una volta si è preso una piccola vendetta. Ecco ancora Lanna che va proprio dalle parti di Cresson, rimpallo favorevole a Bonetti, esterno a cercare Vialli, ancora si gira bene Vialli, calibra il traversone alto per Katanec, viene poi Mancini, va Mancini, serie di finte, nuovo cross, ancora Vialli in corsa sul fondo, ma era praticamente impossibile riuscire a far meglio. Molto bello questo cross di Mancini, anche senza guardare sul secondo palo, difatti è lì che deve cadere la palla, aveva quasi trovato Vialli, era sì, fosse stato un metro più avanti in ritardo, sì. Nilis, Mancini fosse stato in serata di grazia stasera si sarebbe divertito molto, perché non ha una marcatura vera e propria, ha molta libertà, però non è ispirato come nelle migliori sere. Lombardo, dentro ancora per Mancini, su di lui in copertura Koeman, cross un po' arretrato, palla per Valen e De Grijs per l'Anderlecht, attenzione 3 contro 3.
palla però sciupata da De Grijs, che ha tentato di dare in profondità verso questo Van Beek, che finora francamente non si è visto se non in occasione dei due falli che ha commesso appena entrato. Frattanto siamo giunti al 37esimo del secondo tempo, una partita che ha assunto una fisionomia un po' blanda, anche il ritmo non è eccezionale, ovviamente la Sampdoria bada a capitalizzare nel migliore dei modi i due gol di vantaggio finora conseguiti. Versavel, Valem, De Grijs, all'indietro per Kuinen. Rutius, Versavel, Personili, Cerezo, Mancini, compagna Catanes, cambia improvvisamente passo Mancini, c'è De Grijs su di lui in seconda battuta, è pronto a intervenire anche De Wolf, sempre Mancini, ora De Wolf che lo ferma. Scrosciano gli applausi per Mancini. Intanto siamo giunti al 38esimo della ripresa, sempre sul 2-0 per la Samp. Lombardo, c'è pari in mezzo. Il servizio è su Lanna ora, che dà a Mannini. Lanna, Vialli, Lombardo. Salta un avversario, il secondo lo ferma, la ribattuta non è felice da parte dell'Anderlecht, ma l'arbitro vede un strattone di Lombardo a un avversario. Mikkelsen, come vi ho detto, l'arbitro danese di questa serata, è stato considerato dai competenti vertici arbitrali dell'UEFA il miglior fischietto della scorsa stagione. Intanto Vialli per poco non ha rubato il pallone agli avversari. Avversari che avanzano con De Wolf, Valem, Van Beckel, sempre Van Beckel, Versavel, Valem, parte il suo cross ed è Dario Bonetti che stacca meglio di tutti, questo è il suo fratello Ivano, il rilancio proprio sui piedi di Rutius. De Grijs, Rutius, Toyman, Van Beckel, De Wolf, palla intanto a Versavel, Katanec, pari. Catanez in controtempo, poi Cerezo alla caccia del pallone, operazione non riuscita, avanza ancora l'Anderlecht, il tocco di Van Beckel, quindi Lampe, Cerezo e Lombardo che sparacchia via. Troppa frenesia nell'impostare il gioco, dovrebbero stare più tranquilli, ormai è una partita archiviata. Ed invece si fanno prendere un po' dal nervosismo, d'affanno che è ingiustificato. I giocatori della Sampdoria. Intanto subito fallo, lo vedete a terra, Mancini ad opera di Valem. Anche Valem è un giocatore interessante, ha 20 anni, rivediamo. Vedete il numero 6, appunto, Valem dell'Anderlecht, che tocca Mancini, non è un impatto violento. Comunque a terra Mancini, si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Sampdoria, in una partita che ormai la Samp... vedo però che c'è un cenno di cambio, è sempre molto difficile valutare gli effetti di un impatto. Avete visto che hanno fatto cenno che per Mancini ci deve essere sostituzione, è già pronto Buso, eccolo inquadrato. Ovviamente ci auguriamo che Mancini non abbia riportato conseguenze particolarmente pesanti, vedete che sta zoppicando, questo è Buso comunque. Gli applausi di sortita per Mancini,
Comunque il colpo deve essere stato notevole, però Aldo, mi sembra rassicurante il modo in cui cammina, no? Mancini. Sì, zoppica leggermente. Sì, ma è la botta più che altro. Sì, no? Si è preso una bella dose di applausi. È bello vedere l'amore che hanno i tifosi sandoriani per questo giocatore. D'altra parte li ripaga domenicalmente con prestazioni tecniche di grande valore. Mancini sarebbe un beniamino in qualsiasi squadra dovesse andare a giocare. Palla intanto ancora l'Anderlecht con Van Beckel, ecco Lampè, non lo molla un attimo Mannini, il pallone carambola all'indietro su Lanna che lo prolunga per Pagliuca. A questo punto mi pare che non ci sia altro da aspettare che il fischio finale dell'arbitro, una partita che è stata decisa dall'improvviso imperioso 1-2 della Samp tra il 33esimo e il 35esimo del primo tempo, quando prima Lombardo e poi Mancini, direi in collaborazione con Vialli, la battuta è stata pressoché contemporanea da parte dei due, hanno siglato il secondo gol, e ora c'è il tiro di Lombardo con Maes che mette in angolo. Ma comunque da quella posizione è sempre preferibile crossare, anche perché c'erano Buso e Vialli che avevano accompagnato molto bene e si erano liberati. Difatti c'è Buso che sta in qualche maniera reclamando. Rivediamo l'interazione. Troppo egoista in questo caso Lombardo. Posizione difficilissima lì per poter segnare. Ha battuto sul primo palo, ne nasce un angolo con Toninho Cerezo che dà l'esecuzione, grappolo di uomini e pallone destinato a fondo campo. Ora la Sampdoria, dopo la vittoria di questa sera, si è rimessa in carreggiata, non può sbagliare più niente, il margine d'errore è minimo nelle prossime due partite. Ecco, magari se Galeazzi all'ascolto, vorremmo avere notizie sul risultato della partita, importantissima naturalmente perché va combinata con questa, tra la Stella Rossa e il Panathinaikos. Palla intanto a De Wolf, Lamptey, Valem, Creston, Lamptey, Valem, il rilancio, ecco, abbiamo ora il risultato finale, la Stella Rossa ha battuto il Panathinaikos per 1-0, quindi il compito resta sempre molto molto difficile. Beh, ormai sembra quasi decisiva la partita del primo aprile proprio con la Stella Rossa. Se la Stella Rossa vincerà andrà con 3 punti di vantaggio e quindi la partita col Panathinaikos della Sampdoria, anche se la dovesse vincere, non ci sarebbe più possibilità. Sì. Mentre quindi decisiva la partita con la Stella Rossa. Avanza ora Milis, da centralmente a Versavel, il rinvio di Lombardo, la palla per Buso, buona la finta di corpo. Palla per Vialli, cambia a cercare Bonetti. Katanet, Bonetti, Cerezo, 30 secondi al termine, Pari diventato capitano dopo l'uscita di Mancini, Buso, prova, e Buso ha naturalmente una grande smania di mettersi in mostra, è duro dovere fare panchina per tutti e poi quando devi togliere il posto tra virgolette a Vialli o a Mancini l'operazione diventa pressoché impossibile. Diventa difficile, difatti Buso credo rimpianga molto di non essere rimasto a Firenze dove giocava titolare, dove si era fatto una credibilità e dove era diventato titolare inamovibile. Oggi venire tra l'altro un buon giocatore, tant'è vero che è un punto di forza dell'Under 21 e via per di più giovanissimo, in pratica un anno buttato via, perché quando non giochi a quell'età lì, sai, poi può perdere motivazione, può perdere condizione, a ritrovarla è sempre difficile. Cerezo a Pari, tempo intanto scaduto, si gioca come vedete già da oltre un minuto il recupero. La Samp vince la partita con l'Anderlecht, sale a quota 5 in classifica generale, ma anche la Stella Rossa, come abbiamo detto, ha vinto e sale a quota 6. Nel prossimo turno di Coppa Campioni ci sarà, penso ancora a Sofia, la partita fra la Stella Rossa e la Samp, e quella sì sarà davvero una finale anticipata, si giocherà tutta in quella gara. La Samp
Samp che stasera ha vinto, vi ripeto, per 2-0 con il gol di Lombardo al 33esimo e di Mancini al 35esimo del primo tempo. Sui numeri della partita.